Quindi iniziamo a leggere il Domani della Calabria, oggi di domenica 14 settembre, e inizia con una notizia in piena pagina della Cittadella regionale, un assordante silenzio. Dopo le preoccupate parole di Loiero, solo due interventi, Egidio Chiarella e Antonio Gigliotti. Più a sinistra, in alto, troviamo una notizia che riguarda la Lamezia Terme. Francesco Grandinetti assicurerà la prosecuzione di una tradizione centenaria. Il cinema in città continuerà ad esistere. L'Associazione Culturale Teatro Grandinetti non ci sta e ieri mattina, nel corso di un'apposita conferenza stampa, ha affermato che il cinema alla Lamezia continuerà ad esistere, mantenendo, seppur in tono minore, la storica tradizione cinematografica lunga 100 anni. Nella foto vediamo l'ingegnere e editore di City One, l'ingegnere Grandinetti, consigliere comunale. Poi vediamo un po' più sotto, sono altre notizie in prima pagina. Cosenza, Bova riflette su tutto quello che non è stato ancora fatto fino in fondo per il Partito Democratico. Red significa parlare di cose vere. Poi più sotto troveremo qualche notizia sul calcio. Solo gli abbonati assisteranno all'incontro Catanzaro-Cassino, così come lo stesso per Cosenza-Vigor-Lamezia. Quindi poi ci centreremo nelle notizie sportive all'interno. Quindi passiamo. Di spalla troviamo il calcio va in scena negli stadi semivuoti, c'è un articolo di Maurizio Bonanno, giornalista televisivo, il punto sulle calabresi, questo per quanto riguarda il calcio in prima pagina per il Domani della Calabria.